colpiscono persone. Predoni, supermutanti, gunner e naturalmente l'istituto. Quindi credi che il responsabile sia l'istituto? Beh, sono lo spauracchio del Commonwealth. Se qualcosa va male, tutti incolpano loro. Facile capirne il motivo. I loro primi modelli di sintetici depredano le città, uccidendo chiunque si opponga. E poi ci sono i nuovi modelli, identici agli umani, che si infiltrano nelle città e le manovrano dall'ombra. E il peggio è che nessuno sa perché lo fanno, qual è il loro piano o dove si trovano. Neanch'io, e sono un sintetico. Un prototipo scartato, almeno. Non mentirmi, Nick. Sei uno di loro. Ti hanno creato. Sì, l'ho già sentita. Sei un mostro, hai qualcosa da nascondere, bla bla bla. La verità è che gente in grado di costruire qualcosa come me è abbastanza sveglia da coprire le proprie tracce. E abbastanza arrogante da buttare i propri rifiuti nel commo, abbandonati a se stessi. Sei un prototipo. Per quel che ne so, non ho mai visto altri sintetici come me. Ci sono quelli vecchi, stupidi come sassi e tutti di metallo. E poi ci sono quelli nuovi, quasi identici agli umani. Io sono una via di mezzo. Comunque, devo trovare Sean. Hai ragione, ci stiamo perdendo in congetture. Concentriamoci su quello che hai visto. Che aspetto avevano i rapitori? La donna era vestita con... credo fosse una tuta antiradiazioni. L'uomo aveva una specie di stecca metallica al braccio. Forse una specie di corazza improvvisata. Molti mercenari lo fanno per apparire temibili. La tuta antiradiazioni è interessante. Pochi mercenari possono permettersene una. Che altro ricordi di loro? Non dimenticherò mai quella voce. Bassa. E roca. Come carta vetrata sul viso. Non è molto. Ma una voce dura e autorevole può fare strada nel campo degli affari violenti. Che altro? Uno di loro si è avvicinato a me. Testa pelata. Cicatrice lungo l'occhio sinistro. Aspetta, non è che... Non hai sentito nominare un certo Kellogg, vero? Ma chi è? Credi che abbia Sean? Non può essere una coincidenza. Ellie, che appunti abbiamo sul caso Kellogg? La descrizione coincide. Testa pelata, cicatrice. È noto per accettare lavori da mercenario pericolosi, ma nessuno sa per conto di chi. E aveva comprato una casa qui in città, giusto? Aveva un bambino con sé, vero? Sì, esatto. La casa abbandonata nella tribuna ovest. Il bambino aveva circa 10 anni. Non può essere, Sean. Già, c'è una bella differenza tra un bimbo piccolo e uno di 10 anni, ma non significa che la pista sia sbagliata. Forse ha un figlio, o forse ha preso la brutta abitudine di rapire bambini. Comunque, sono scomparsi entrambi tempo fa. Facciamo un salto all'ultimo indirizzo conosciuto di Kellogg. Vediamo se riusciamo a scoprire dove è andato. La sicurezza non si spinge in quella zona della città, ma fate comunque attenzione. Come sempre. Ne hai passate proprio tante. Spero che tu e Nick troviate quel mostro. Ehi! Devi solo chiedere. Ehi, Valentine. Casa di Kellogg è da questa parte. Non volevo che Ellie lo sentisse, ma credo tu debba saperlo. Tutto quello che ho scoperto su Kellogg prima che sparisse non mi mette bene. Non è soltanto un mercenario, è un professionista. Rapido, pulito, scrupoloso. Non ha nemici perché sono tutti morti, tranne te. Ma 10-1 che si tratta del nostro uomo. Non solo ha identificato le sue caratteristiche peculiari, ma anche il suo modus operandi. Dare una piccola squadra per rapire un bambino e lasciare uno dei genitori in vita per il futuro? Pochi mercenari del Commonwealth potrebbero farlo.